Bene, buonasera a tutti. Non siamo molto numerosi, ma insomma sicuramente ci siamo, ma solidi. Io volevo solo portare il saluto dell'Università di Udine che si è prodigata con il Comune per organizzare questo evento. In realtà oggi, questa sera, c'è un incontro, abbiamo l'ospite d'onore di questa manifestazione che però dura, come sapete, da qualche giorno, finirà domani come vedete il programma è densissimo. L'obiettivo attualmente dichiarato era quello di portare all'attenzione di tutti, cittadini, studenti, di ogni ordine e grado, se si può dire, gli aspetti dell'educazione finanziaria. Ricordo anche che siamo nel pieno del mese dell'educazione finanziaria, che questa attività viene svolta anche sotto il patrocinio di Edufin, e quindi io devo anche ringraziare, qui lo faccio, e lo faccio ogni volta sempre anche con un minimo di orgoglio naturalmente, i colleghi dei corsi di Banca e Finanza che hanno sede qui a Pordenone ormai da qualche anno e sono decisamente consolidati, come vedete anche dalla stampa locale. E perché poi preparare questo tipo di programmi non è semplice, cioè nel senso che bisogna coordinare molte persone e soprattutto bisogna anche continuare a trovare degli argomenti che siano effettivamente, come dire, ritenuti importanti, ma non tanto perché siano altisonanti. In realtà questi sono argomenti che dovrebbero, secondo noi, secondo i ministri, secondo chi si occupa di educazione in genere, essere trattati di più a fondo. Quindi l'idea anche di restituire, naturalmente, uscire da quelle che sono i classici percorsi formativi e cimentarsi nella discussione pubblica anche di questi argomenti e nella divulgazione pubblica di questi argomenti, credo che sia un'opera meritoria, faticosa, ma molto importante. È chiaro che non lo facciamo da soli, perché non siamo così presuntuosi. C'è sempre, anzi, la volontà di mettersi un po' in discussione. E naturalmente ci sono gli esperti, e se vedete, se scorrete il programma ne troverete diversi, e ci affidiamo anche a qualcuno che possa portare delle voci particolari. Credo che questa sera sia una voce molto particolare, perché è il prefetto sostanzialmente leggo, perché insomma gli avevo dato il ministro dell'economia, mi ha subito corretto e ha detto no, 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 niente a che vedere con un ministero. E poi vabbè, potevamo discutere sul fatto che fosse un ministero clericale e cose del genere, ma abbiamo lasciato perdere. E invece il prefetto alla segreteria per l'economia della città del Vaticano. Ah, si è fatto scappare, sì, è come un'azienda grossa, un'azienda, non è molto complessa, ha detto dal punto di vista finanziario, ma è complicata e comunque dal punto di vista organizzativo. Quindi secondo me sono ottime e anche importantissime suggestioni da cogliere dalla sua presentazione. Devo anche ringraziarlo, posso dire il nome, lo diranno anche Massimino Caballero Ledo, perché in realtà questa è la terza tranche, diciamo, la terza round del suo, sapete come siamo noi qua nel nord-est, ecco, se facciamo venire uno, adesso, lui ha fatto un gesto che avevamo fatto prima, lo esprimiamo come si deve. Ha fatto una presentazione con gli studenti delle scuole la mattina, in streaming a mezzogiorno con l'università, erano molti collegati, insomma una delle cose positive, se vogliamo, della pandemia che ci ha regalato ovviamente una dimestichezza con la tecnologia molto ampia, e stasera è qui con noi ancora. Quindi da questo punto di vista lo ringrazio molto a nome di tutti noi. E ovviamente lo introdurrà la professoressa Compagno, che è docente presso la nostra Ateneo, ma ancor più prima, qualche anno fa, è stata la nostra rettrice. E quindi insomma ci sono due rettori,
qui insomma seduti a questo tavolo, ecco, non riuscivamo a fare meglio. L'altro è sindaco di un'altra città, quindi più recente, insomma, era difficile muoversi. E sarà intervistato Francesco De Filippo, che è un vecchio amico della stampa. E quindi io passo alla platea e sono curioso di capire la differenza fra un prefetto e un ministro dell'economia. Grazie, davvero solo due parole per sottolineare questo. Beh, oggi a Pordenone e a PN Trading Places due primati, con una stessa persona. Beh, il primo primato è che abbiamo, per la prima volta si parla della struttura economica finanziaria della Santa Sede della città del Vaticano. È un atto di trasparenza questo importante, che segue, come sentiremo, o è dentro un processo di revisione e razionalizzazione degli assetti organizzativi e finanziari, ma non solo della Santa Sede. E dall'altro, il secondo primato è che per la prima volta, appunto, un prefetto, e quindi per analogia io insisto a dire che la vedo come ministro per l'economia presso la Santa Sede, per la prima volta questo ministro, questo prefetto è un laico. È un laico, è Maxi Caballero Ledo, che è un grande, proviene da una grande esperienza manageriale in campo finanziario, sviluppata in tanti paesi europei, nel Medio Oriente, in Africa, tanti anni negli Stati Uniti, con grandissime responsabilità per aziende globali, responsabilità finanziarie per aree complete del mondo. Quindi un grande esperto di finanza. Si forma in Spagna, in laurea economica finanziaria con un MBA tra Barcellona e Valencia, e sviluppa poi la sua carriera nel mondo. Quindi un esperto di finanza, un laico, un fedele laico, che si mette al servizio di una struttura, di un organismo, di una città-stato, ma poi spiegherà che non è proprio così, ma dentro appunto questa città-stato che è il Vaticano e dentro la Santa Sede. Portando questo talento, questa esperienza, questa professionalità, quindi la Chiesa non è fatta solo, no, di suorie e di preti, è fatta di grandi professionisti laici che si mettono al servizio di una nuova missione, dentro un processo di riorganizzazione, di razionalizzazione, come sentiremo importante, che interessa tutti gli organismi economici della Città del Vaticano e della Santa Sede, e che modifica completamente, secondo principi di eticità, di trasparenza, di integrità, di sostenibilità, gli organismi economici del Vaticano stesso. Non approfondisco queste tante cose che ho imparato oggi, perché evidentemente lo farei male e in modo incompleto. Passo subito la parola quindi al dottor Caballero Ledo, che esporrà brevemente la struttura della Santa Sede e dello Stato del Vaticano, esporrà le caratteristiche degli organismi economici dello Stato, della Santa Sede, e il ruolo di questi organismi economici di vigilanza e di controllo su tutte le attività amministrative, economiche e finanziarie che si svolgono dentro la Santa Sede. Quindi, cioè, davvero grazie per averci offerto questi primati oggi e per farci imparare, averci fatto imparare tanto. Quindi le passo subito la parola e poi l'intervista. Grazie.
Buonasera, buonasera a tutti. Molte grazie per le sue parole. Io quando era parlando, non so di chi starà parlando, perché non parla di me, necessariamente. Grazie a tutti, grazie per l'accoglienza. Come è visibile, l'italiano non è la mia lingua. Non so se sei capace di andare improvvisando un po' questa presentazione, perché avevo preparato una presentazione più formale, ma credo che dopo l'esperienza di oggi, di questa mattina, credo che sia più efficiente dedicheremo più tempo all'intervista, perché alle domande, all'interesse di tutti, che andare alla formalità. Grazie per la vostra attenzione e per la pazienza. Andiamo un po' al tema dell'incontro. Il tema dell'incontro è la nuova organizzazione economico-finanziaria dello Stato di Città del Vaticano. Dicevo questa mattina, io oggi non parlerò dello Stato di Città del Vaticano. Parlerò della Santa Sede, che è il mio ruolo. Io sono il segretario, perfetto. Della segreteria, ero segretario un anno fa, della segreteria dell'economia della Santa Sede. E la differenza, perché faccio questa differenza? Perché ovviamente non è lo stesso, e dobbiamo capire un po', quando parliamo del Vaticano, quando parliamo della Chiesa, quando parliamo della Santa Sede, stiamo parlando realmente di cose totalmente diverse. E magari fa senso dedicare alcuni minuti a tutto questo. La Chiesa Cattolica è molto strutturata, è una struttura molto complessa, e con una organizzazione molto visibile. Abbiamo il Papa al vertice, con i Vescovi, che hanno il compito di governare tutta la Chiesa Universale. La Chiesa Universale siamo tutti noi, siamo i fedeli, siamo la parrocchie, le parrocchie, le diocesi, tutti noi. Per sviluppare questo compito di governare la Chiesa Cattolica, il Papa se è al supporto di un ente amministrativo. E questo ente amministrativo è la Santa Sede. La Santa Sede è un ente sovrano, è un ente transnazionale, perché governa tutta la Chiesa Universale. Vedremo alcune differenze tra diversi enti della Santa Sede, ma in linea di massima la Santa Sede governa tutta la Chiesa Universale. È sovrana, e si può assimilare più o meno a un ente, altri enti sovrani sovranazionali, come potrebbe essere la ONU e potrebbe essere l'Unione Europea. Con molto grado di posizione in tutto questo. La Chiesa universale, la Chiesa territoriale, la Chiesa del popolo, questa Chiesa non è sovrana. Questa Chiesa residono negli Stati, quindi le leggi degli Stati applicano la Chiesa locale, ma la applicano tramite certi accordi con gli Stati. Tutto il sistema, Papa, Vertice, Governo, Santa Sede e Chiesa Universale, si potrebbe assimilare a un sistema federale, nel che abbiamo un sistema, un Stato centrale, un governo centrale, la Santa Sede, e dopo abbiamo i governi, gli stati territoriali, no? che sarebbe in questo caso le diocesi, con i vescovi che sono a capo. Ma una delle differenze importanti di questo sistema, il sistema della Chiesa, con un sistema realmente federale, è dal punto di vista economico-patrimoniale. Stiamo parlando di finanza. Dal punto di vista economico-patrimoniale, la Chiesa, tra le diocesi e la Santa Sede, c'è una separazione netta. Le due entità, le due cose sono assolutamente indipendenti. Quindi dal punto di vista economico, dal punto di vista contabile,
tutto il patrimonio, tutta la parte economica della Chiesa non consolida con la Santa Sede. Quindi quando parliamo di numeri, quando parliamo di soldi, ovviamente della Santa Sede ovviamente non parliamo del patrimonio della Chiesa universale. Anche credo che sia conveniente fare una distinzione tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano. E per questo dicevo che non parlerò dello Stato Città del Vaticano, perché le due entità, le due realtà sono anche totalmente separate. E questo molta gente lo sa. Dal punto di vista che lo Stato Città del Vaticano nasce praticamente all'inizio del secolo XX, 1929, e nasce con la necessità di dare indipendenza e sovrania alla Santa Sede una volta che i papi hanno perso l'estate pontificio, e quindi hanno perso il suo potere temporale. E per dare la indipendenza di qualsiasi potere politico alla Santa Sede, fu deciso di concedere alla Santa Sede un piccolo Stato, lo Stato Città del Vaticano. Come diceva questa mattina, dobbiamo pensare che avesse successo con la Santa Sede, quindi con il governo della Chiesa universale, se nel futuro l'Italia o altre potenze avesse deciso di conquistare questo piccolo Stato, che evidentemente un piccolo Stato non si può difendere, no? Se si conquista, si può influenziare tutta la Chiesa universale, in alcuna forma manipolare ai fedeli con un potere centrale esterno. E per soluzionare questo, la comunità internazionale ha deciso di separare e di mantenere distinta le due realtà. Quindi Santa Sede e Stato Città del Vaticano, due realtà entrambe sovrane, le due sono sovrane, ma totalmente separate, totalmente indipendenti, governata dallo stesso vertice, governata del Papa, ma con norma, con leggi, con normativa totalmente diversa. Abbiamo parlato un po' questa mattina anche della struttura dello Stato Città del Vaticano. Loro hanno il proprio organo legislativo, che è una commissione per la milizia, hanno il proprio governo, il governatorato della Città del Vaticano, hanno tribunali civili e penali, le due, e hanno anche un corpo di polizia a livello militare. Dall'altra parte, la Santa Sede ha un apparato amministrativo. La Santa Sede è composta di castelli e altri enti che possiamo parlare al momento. La Santa Sede ha anche tribunali, ma in questo caso sono tribunali ecclesiastici. Stiamo parlando della Rata Romana, stiamo parlando della Segnatura Apostolica, stiamo parlando della Penitenziaria Apostolica, sono ecclesiastici per tutta la Chiesa universale, non solamente per la Santa Sede. E ha un piccolo corpo militare, e la Guardia Civile. Quindi, realtà totalmente indipendente, ma che anche dal punto di vista economico patrimoniale sono diversi. Quindi, stesso che succedeva con la Chiesa Universale. E la Santa Sede succede con il Stato Città del Vaticano e la Santa Sede. Le due bilanci non hanno funzionato. Quindi la Santa Sede, come tale, ha il proprio bilancio, lo Stato Città del Vaticano ha il proprio bilancio, ma quando parliamo del bilancio della Santa Sede, questo non è ancora chiaro. Quello che è molto importante, perché tra noi i soldi sono nello Stato della Città del Vaticano. Scherzo a parte, tutti i musei sono stati della Città del Vaticano, quindi hanno un'entrata molto importante del ricavo al Vaticano, in generale, viene tramite la Stato della Città del Vaticano, ma questo non è parte della Santa Sede. Ok? Quindi con questa referenza e struttura, credo che possiamo parlare
un po' rapidamente velocemente di come è stata divisa la struttura organizzativa della Santa Sede. Adesso parliamo solamente della Santa Sede. Nella Santa Sede abbiamo tre gruppi di enti. Abbiamo gli enti curiali, si chiama anche la Curia Romana. La Curia Romana, gli enti collegati alla Santa Sede e dopo gli enti che fanno riferimento alla Santa Sede. La più importante, dal punto di vista del numero, dal punto di vista del governo della Chiesa Cattolica, è la Curia Romana. E la Curia Romana è stata suddivisa allo stesso tempo in dicasteri, ministeri, dicasteri, organismi di giustizia, organismi economici, siamo noi, uno di loro, e uffici. Lei aveva ragione, i dicasteri possono essere assimilati ai ministeri di uno Stato normale, okay? Ma ovviamente la competenza è totalmente diversa. La competenza dei dicasteri è modulata per la funzione della Santa Sede. Ovviamente nella Santa Sede non abbiamo, diciamo questa mattina, non abbiamo un ministero dell'agricoltura, non abbiamo un ministero dei trasporti, abbiamo ministeri invece di castelli, invece che si occupano della vita, che si occupano dell'educazione, che si occupano della dottrina, della causa dei santi, per esempio, che ovviamente è la funzione della Santa Sede. Gli organismi, questi sono i castelli. Organismi di giustizia sono quelli che abbiamo parlato prima, dei tribunali ecclesiastici. Gli organismi economici, parleremo in un momento, ma gli organismi economici è importante capire che non supportano il Santo Padre nel governo della Chiesa universale. Supportano il Santo Padre solamente nel governo della Santa Sede stessa. Quindi noi, per esempio, come Ministero di Economia, non abbiamo nulla a che fare con il governo economico della Chiesa universale, solamente con il governo economico della Santa Sede. Questi sono gli organismi economici e finalmente gli uffici. Gli uffici semplicemente sopportano l'attività del Papa. Abbiamo uffici dell'attività pubblica privata, l'attività liturgica, e anche uffici per l'attività di quando non c'è il Papa, l'attività della sede vacante della direzione del Papa, che è l'ufficio del Camerlengo. Okay? Queste sono la classificazione degli enti curiali. Dopo, gli enti che fanno riferimento, collegati alla Santa Sede o che fanno riferimento alla Santa Sede, sono enti un po' speciali che sono strumentali alla Santa Sede, all'attività della Santa Sede. Sono strumentali. I primi sono nominati, sono creati a iniziativa del Santo Padre. Stiamo parlando, per esempio, dell'archivio apostolico, della biblioteca apostolica, della fabbrica di San Pietro. Loro hanno una funzione trasversale praticamente tutta la Santa Sede e, come l'ha detto il Santo Padre, sono anche sovrani. Sono anche sovrani. Le altre, gli enti che fanno riferimento alla Santa Sede, non sono enti sovrani, sono semplicemente enti creati per altri enti curiali. E sono normalmente le fondazioni, fondazioni che svolgono una funzione che sono utili a dicastero o all'ente che lo ha creato. Questa è la struttura di organizzazione della Santa Sede. Ci focalizziamo adesso nel punto del tema del nostro incontro, che è la parte finanziaria, la parte economica. La parte economica è il percorso di tanti anni, no? Questo percorso si è iniziato più di 14 anni fa, con la adesione alla Convenzione con le Nazioni Unite nel 2009 e dopo con la creazione di una commissione che ha analizzato e studiato in profondità l'organizzazione economica della Santa Sede. E dopo, nel 2014, dopo questa attività, è quando è stato realmente creato il nuovo sistema.
nel 2014, con la grazia delle organismi economici, del quale parleremo oggi. Passatamente sono sei organismi economici. Il primo di tutto, dovrebbe essere l'ultimo perché sono io qui, ma dal punto di vista della funzionalità, dentro della parte economica della Santa Sede, sarebbe la Segreteria per l'Economia della Santa Sede, la Sede, che chiamano la Sede, dopo il Consiglio per l'Economia della Santa Sede, l'Ufficio del Revisore Generale, la Commissione delle Materie Riservate, il Comitato per gli Investimenti Finanziari e per ultimo l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, l'AS. Questi sono tutti gli enti. Parte di questi enti sono enti di controllo, parte di questi enti sono enti di esecuzione, esecutano l'attività economica, e parte di questi enti sono enti di regolazione. Questo è il processo che si fa, per il quale si fa tutta l'attività economica dentro della Santa Sede, la regolazione, esecuzione e controllo. Solamente la SPE, solamente la Segreteria per l'Economia, ha una doppia funzione. La funzione di controllo, la funzione di regolazione prima e dopo la funzione di controllo. E come si fa? La SPE, per esempio, fornisce indirizzi per l'elaborazione del bilancio preventivo. Questa sarebbe la regolazione. Ma dopo controlla che questo bilancio realmente sia una realtà, la funzione del controllo. La SPE è anche responsabile di tutta la normativa del riferimento economico della Santa Sede, di farla e di aggiornarla, a parte la regolazione. Ma dopo anche è responsabile di verificare che questa compliance, che questo si fa effettivamente, la compliance di questa normativa. Queste sono le due principali funzioni e dopo con il tempo, recentemente, è stata anche assegnata alla SPE una funzione molto importante nella Santa Sede che era molto frammentata prima, che è tutta la parte relazionata con la gestione del personale. La gestione del personale della Santa Sede in tutti i temi sono responsabilità adesso da un anno fa della SPE. Dopo ha alcune altre funzionalità come tutta la parte informatica della Santa Sede e anche responsabile della donazione della raccolta e dell'amministrazione delle donazioni, per quelle donazioni al Santo Padre, in particolarmente il luogo di San Pietro. Questo sarebbe la SPE, la Segreteria per l'Economia. Andiamo al secondo, che è il Consiglio per l'Economia. La Segreteria per l'Economia si relaziona con il Consiglio per l'Economia e il Consiglio per l'Economia è una norma di supervisione di alto livello. Okay? La principale funzione di questo Consiglio per l'Economia è fornire consiglio al Santo Padre in materia economica e in materia giuridica. Ha una parte operativa, se vogliamo, perché loro sono quello che approvano, devono approvare il bilancio della Santa Sede. Noi lo facciamo, lo prepariamo con tutti gli enti, loro lo devono approvare e dopo se devono confrontare con noi, con la SPE, in tutta la parte dell'andamento dell'economia e l'andamento della riforma economica. Secondo organismo. Il terzo organismo è un organismo basicamente di controllo contabile, è l'ufficio del revisore generale. L'ufficio del revisore generale è responsabile di quello dei cosiddetti controlli di terzo livello. Quindi il revisore generale fa la revisione contabile del bilancio della Santa Sede, del bilancio consolidato della Santa Sede, ma anche del bilancio di ogni singolo ente. E dopo anche il revisore generale è l'autorità anticorruzione della Santa Sede, quindi qualche problematica, qualche irregolarità, frode o corruzione è anche supervisata e revisata del revisore generale. Per ultimo, negli enti che sono di controllo,
c'è un ruolo speciale, un particolare, che è la Commissione delle materie riservate. La Commissione delle materie riservate, come esiste in tutti gli Stati, ha il compito e la responsabilità di decidere quali atti, normalmente economici, ma anche giuridico, della Santa Sede deve avere la copertura della segretezza dello Stato. E quindi questo significa che l'organo, l'organismo che sarebbe competente normalmente per questo tipo di atto, potrebbe essere un atto economico o sensibile per l'economia, se ha la copertura della segretezza, la segreteria per l'economia non può accedere a questo tipo di informazioni. Non succede così perché, come prefetto della segreteria per l'economia, sono parte della Commissione della materia riservata. Quindi, il tema della trasparenza e dell'informazione che funziona qui. Abbiamo visto il tema degli organismi di regolazione, solamente la SPE, abbiamo visto gli organismi di controllo, tutto questo che abbiamo parlato, e mancano gli organismi di esecuzione. E le esecuzioni sono principalmente due organismi: uno di recente creazione, il Comitato per gli investimenti finanziari della Santa Sede, si è creato praticamente un anno fa, che ha il compito giustamente di questo, di decidere la strategia degli investimenti finanziari della Santa Sede e decidere dove e come la Santa Sede deve investire il suo fondo. E di una forma etica, ovviamente, e di una forma che garantisce la redditività, certa redditività di questi investimenti. E per ultimo sta l'APSA, che l'APSA è l'amministratore del patrimonio apostolico, del patrimonio della sede apostolica, che il principale ruolo di APSA è il ruolo di tesoreria. APSA ha il compito di tutta l'attività relazionata con l'incasso e il pagamento per tutta la Santa Sede, per sé stessa, per l'APSA stessa e anche per il conto degli enti. Come tesoriere, o dopo di questa funzione, l'APSA gestisce tutto il patrimonio immobiliario della Santa Sede, stiamo parlando di una montante importante di patrimonio immobiliario, anche investe fisicamente il patrimonio immobiliare e dà esecuzione alla decisione che abbiamo parlato prima del Comitato Investimenti, e dopo è anche la centrale di compra, di acquisti, la centrale di acquisti della Santa Sede. Tutti gli acquisti della Santa Sede si deve fare tramite l'APSA. E questi sono gli organismi economici della Santa Sede. Di nuovo, organismi di controllo, di regolazione, di controllo e di esecuzione. Sì, possiamo andare così proviamo a sollecitare, no? Sì. Io parlo sotto questo momento. Sì. Bene, non so se. È vivo, è vivo. Bene, sono le 21:10, abbiamo adesso 20-30 minuti a disposizione, quindi mi manterrò su domande molto generiche, anche nel timore che mi si venga chiesto che magari devo ripetere questa organizzazione complessa della Chiesa. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. La prima domanda che mi viene in mente è questa, cioè un laico, un manager laico, entra per la prima volta in città, nella Santa Sede, giusto? Ho studiato. Entra nella Santa Sede. Non è un'azienda vera e propria, anche se ha, probabilmente risponde per certi aspetti, per alcuni parametri, risponde alle regole, ovviamente, appunto, di bilancio, quindi di un'azienda secondo i canoni della finanza e dell'economia, però è un'azienda intrisa, come dire, completamente in una confezione spirituale, diciamo così. Ecco. Allora, come si sente un laico che entra in un'organizzazione di questo tipo e qual è il significato dell'entrata di un laico in un'organizzazione come questa? Poi magari parliamo più in generale della riforma che ha avviato Papa Francesco, di cui questo sicuramente è un aspetto. Grazie.
Questa è una domanda che io vi faccio molti giorni. Che faccio io qui in questa azienda, che è un'azienda speciale? No, in serio, questo è un privilegio. Questo è realmente un privilegio, non solamente per me, credo che per qualche laico fedele, di avere l'opportunità di aiutare, alla Chiesa, in questo caso con la mia esperienza, la parte economica. Okay? Ma quello che sembra, sembra un po' strano, essendo nel secolo XXI, sembra raro, è strano che questo sia notizia, nel senso che un laico nella Santa Sede. Credo che noi come laici dobbiamo avere un ruolo più attivo nella Chiesa. E questo dipende dalla Chiesa, ovviamente, ma dipende anche di noi come laici. Okay? E credo che, nella mia opinione, la ragione di tutto questo è ovviamente la riforma che il Papa Francesco ha voluto implementare nella Santa Sede, che non è semplicemente che sia un laico nel dicastero o nel Ministero d'Economia. C'è un laico nel dicastero per la comunicazione, c'è un laico come revisore generale, c'è un laico responsabile dell'autorità finanziaria della Santa Sede, quindi siamo almeno quattro laici al capo di alcuni degli organismi della Santa Sede. Questo definitivamente è un desiderio del Santo Padre, è una dimostrazione di questa riforma. Anche credo che una dimostrazione dello difficile che non so come si dice, che lo difficile che è fare un cambio culturale di questa magnitudine in questo tipo di organizzazione. Perché tutta questa riforma si è iniziata, come ho detto, almeno 14-15 anni fa. Okay? Stiamo parlando di un laico come capo del Ministero dell'Economia o della Segreteria per l'Economia dopo 15 anni fa, quindi cambiare tutta la mentalità, fare un cambio culturale in questo intorno, in un entorno che si è creato tra 21 secoli, non è facile, prende il suo tempo, ma credo che il desiderio è qui, l'iniziativa piano piano si sta implementando. Sì. Come noi abbiamo una visione forse anche romantica, diciamo così, dell'organizzazione della Chiesa, dell'organizzazione ecclesiale, come si concilia l'aspetto squisitamente aziendale, quindi come dire, il potere temporale, secolare, rispetto invece a quello spirituale? No? Cioè, sembra quasi schizofrenico tenere separati, impermeabili questi due settori, però in qualche modo la Chiesa ci riesce, c'è riuscita appunto per 2000 anni, continua a farlo. Però il parere del laico mi interessa più che quello del prevosto, del sacerdote. Sì, è realmente schizofrenico, nel senso, ma dobbiamo capire la realtà della quale stiamo parlando. E questo è uno dei principi che non ho potuto parlare oggi, ma questo è uno dei principi fondamentali che il Papa ha detto tante volte, e anche parte della riforma, no? Ma la riforma è nel senso che non si deve riformare tutto, e non si deve riformare tutto secondo la mentalità aziendale. Il principio del servizio. Servizio nel senso di che tutti gli enti, in questo caso della Santa Sede, tutta l'attività che fanno questi enti devono essere al servizio della missione della Chiesa. E questo è molto importante. È molto importante soprattutto dal punto di vista dell'economia. Dell'economia e soprattutto se dell'economia per un laico, come sarebbe in questo caso. Io posso confessare che quando è arrivato 3 anni fa
come prima come segretario generale della Segreteria per l'Economia, e io volevo fare tutto domani. Questo non fa senso, questo non fa senso, questo non fa senso, e si deve cambiare. Con il tempo, piano piano, imparato che questo non, prima di tutto non è facile, non è facile di cambiare anche l'equilibrio dei poteri, sì, ma anche non è conveniente, nel senso che è la prima cosa che ti dicono quando si arriva alla Santa Sede. La Santa Sede non è un'azienda, è verità. Non è azienda, quindi tutte le decisioni, in questo caso decisioni economiche, si deve pensare come supeditata alla missione della Chiesa. Noi non possiamo, noi dal punto di vista economico, per esempio, sarebbe molto facile soluzionare tutti i problemi economici della Santa Sede. Sarebbe molto semplice. La Santa Sede è una realtà economica molto piccola. Qualche persona che abbia responsabilità economica gestionale in un'azienda più o meno grossa, sa perfettamente come risolvere i problemi economici della Santa Sede, ma questo non risolve che il tema di che si possa implementare la missione della Santa Sede. Quindi fare questo equilibrio non è un equilibrio facile, e non è un equilibrio che anche io ho la soluzione, sì, così. Senta, nell'immaginario collettivo noi abbiamo da un lato la Chiesa come un'organizzazione che è stata anche un'organizzazione fortemente mecenatesca nel corso dei secoli, e grazie forse alla Chiesa che abbiamo avuto una serie anche di opere artistiche, architettoniche e quant'altro, anche con una certa opulenza, diciamo. E dall'altro lato, quasi il contraltare, è, diciamo, la Chiesa di San Francesco d'Assisi, no? Cioè la Chiesa povera, dell'impegno sociale, stare con i poveri, non possedere nulla. Ecco. Qual è la quota che la Chiesa, la Santa Sede in questo caso, destina ai poveri? No? Cioè, ci sarà ovviamente una gestione per cui una quota è destinata all'ammodernamento degli stabili, alla manutenzione dei musei e quant'altro, ma quel servizio di cui parlava lei, cioè quanto rivolge la Chiesa, quanta attenzione, e anche quanta pecunia, rivolge invece ai poveri, alle masse, alle persone bisognose? È più difficile organizzare. È più difficile di contestare questo, di rispondere a questa domanda. C'è una legge, posso dare un importo, no? Ma credo che prima di tutto si dovrebbe definire che questo dell'aiuto al prossimo, l'aiuto ai bisognosi, dentro della missione della Santa Sede. E credo che per fare questo, se mi permette, farò una piccola descrizione di come noi nella Santa Sede dividiamo il nostro, classifichiamo il nostro conto economico in questo caso. E lo facciamo di 2 anni fa, 3 anni fa, quando abbiamo arrivato. E noi tentiamo di guardare il conto economico in 3 differenti classificazioni. Tutto quello dal punto di vista dei ricavi e anche dal punto di vista delle spese. Tutto quello che è relazionato con l'amministrazione della Santa Sede. In questo caso io sono un colpevole. Io, in questo caso, la Segreteria per l'Economia è uno dei centri di costo, un centro di spese. La Segreteria per l'Economia solamente fa l'amministrazione della Santa Sede e non abbiamo nessun ricavo. Okay? Siamo parte del problema economico della Santa Sede dal punto di vista delle spese, ma della parte amministrativa. Dopo sta la gestione aziendale, se vogliamo farlo così, tutta la gestione immobiliare, che ha la parte più grossa dei ricavi, okay? Ma anche le spese necessarie per gestire tutto questo. E dopo
Quindi la parte amministrativa è deficitaria, ovviamente, perché semplicemente abbiamo coste. La parte gestionale è al superavit, ovviamente. Ma dopo abbiamo tutta la parte che chiamiamo la missione della Chiesa, che ovviamente è deficitaria. E dentro della missione della Chiesa sta la, tutta la parte di far arrivare il messaggio del Papa ai fedeli, tutta la parte della relazione della Chiesa con la Chiesa, la Chiesa universale, la Chiesa del mondo, tutta la parte dell'annunciatura, delle annunciature, tutta la parte dell'aiuto, l'aiuto alla Chiesa in geografie difficili. Tutto questo è la missione della Chiesa, quello che noi chiamiamo la parte del conto economico relazionato con la missione della Chiesa. Io voglio credere che aiuto al prossimo è questo, la missione della Chiesa, e fare la missione della Chiesa. E anche la donazione effettiva per carità è parte della missione della Chiesa in questa classificazione. Se vogliamo dare un percentuale di quanto in una parte e quanto in altro, questo che è missione della Chiesa ammonta, si dice, è praticamente un 60% di tutte le spese della Santa Sede. Dopo la gestione patrimoniale, la gestione tanto immobiliare come mobiliaria, è approssimativamente il 28-30% delle spese della Santa Sede, con superavit in questo caso, con utilità. E finalmente sta tutta la parte amministrativa, sono io e altri, che siamo approssimativamente un 10-12% del totale delle spese della Santa Sede. Quindi non so se questo risponde più o meno, ma questa è più o meno la distribuzione. Parlo della Curia Romana, quando parlo in questo caso della Santa Sede, parlo della Curia Romana, perché dopo, come parte del bilancio della Santa Sede, sono anche altri enti che sono molto speciali. Parliamo ieri, come per esempio gli ospedali. Abbiamo due ospedali della Santa Sede, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e l'ospedale del Padre Pio alla Puglia. Ogni uno di questi ospedali, dal punto di vista di dimensione, è anche più grosso che la Curia Romana, dal punto di vista di dimensione. Per questo, quando parliamo di questo, sto parlando della Santa Sede in senso stretto, la Curia Romana. E la Caritas in questo punto si incontra? La Caritas è fuori, la Caritas non è parte, è solamente parte della Santa Sede, la gestione supranazionale della Caritas. La Caritas, realmente la parte di carità, la parte nazionale, questo è parte della Chiesa territoriale che parlavamo prima. Invece per quanto riguarda noi, rientra anche quello all'interno della riforma del Papa, e qual è la relazione oggi, qual era ieri e qual è la relazione oggi tra invece il segretariato per l'economia e lo IOR stesso? Lo IOR è parte della riforma, lo IOR è andato per sé stesso in una riforma molto grossa durante tanti anni ultimamente. Se parliamo di scandalo finanziario, sono tanti alla Santa Sede, sono tanti anche allo IOR, giustamente per lo stesso, giustamente per la gestione, sicuramente per una parte di corruzione, non dico di no, ma soprattutto molta parte di ignoranza, okay? Della gestione per persone senza esperienza in gestire questo tipo di cose. Ma come in casa? Se castrano lo IOR dentro della Santa Sede. Lo IOR non è un'entità della Santa Sede. Lo IOR non è un'entità
anche dello Stato Città del Vaticano. Lo IOR è un'entità indipendente. Lo IOR è un'entità finanziaria, è un'entità finanziaria che fornisce servizi finanziari a tutti, fornisce servizi finanziari alla Santa Sede, allo Stato Città del Vaticano, ai dipendenti di ambidue, ma anche a tutte le congregazioni diocesi, di congregazione religiosa del mondo che vogliono avere relazione finanziaria con lo IOR. Investimenti o semplicemente deposito dei suoi fondi. Quindi, dal punto di vista del relazionamento dello IOR con la Santa Sede, è come semplicemente un fornitore di servizio, in questo caso un fornitore di servizio privilegiato, ovviamente, perché è parte del Vaticano, se vuoi, ma un fornitore di servizio finanziario. E quindi in questo contesto è l'ente che ha relazione costante, più relazionamento con lo IOR, è il tesoriere della Santa Sede, l'APSA, l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, della sede apostolica, che ha un rapporto continuo, costante con lo IOR. Ma lo IOR, secondo la Costituzione Apostolica, l'ultima Costituzione Apostolica, è definito che lo IOR è un ente strumentale per la Santa Sede dal punto di vista finanziario. Questo significa che la Santa Sede utilizza lo IOR per fare tutte le transazioni finanziarie o parte delle transazioni finanziarie. Sì. Senta, la Chiesa ci ha abituato anche a grandi passi in avanti, o al contrario, a grandi passi indietro, più passi indietro, e soprattutto a feroci lotte intestine. La riforma che sta facendo il Papa, che sta portando il Papa, è una riforma veramente rivoluzionaria, no? Che ovviamente si scontra, come in tutte le aziende, mettiamolo così, si scontra con interessi che sono sedimentati, che hanno anche parecchi anni di vita, insomma, se non di più. Lei trova che questa riforma sta proseguendo? Come rispondono gli altri dicasteri, oltre a quelli non laici, diciamo così? Ecco, in qualche modo questo grande disegno si sta realizzando? Io credo che definitivamente sì. E credo che anche questo se può vedere, se c'è interesse. Se puoi vedere come si dice, quotidianamente, no? Nel senso di non so di quando non si parla di un scandalo economico finanziario nel Vaticano, ma si parlano tutti i giorni, ma sempre di scandali finanziari che hanno successo 10 anni fa, 8 anni fa. Alcune volte mi hanno chiesto molte volte, ok, che ti preoccupa di più dentro dell'economia del Vaticano? E io sempre dico, quello che mi preoccupa di più è questo, è quello che non conosco, ok? Che un giorno mi puoi svegliare e dico, mamma mia, che è successo qui, perché questo non avevo un'idea di che. Ma quello che conosco ad oggi, dopo 3 anni, mi preoccupa relativamente poco, nel senso che non è facile, si deve cambiare, si deve migliorare tutto questo, ma c'è disciplinato, già è organizzato e già è, dal punto di vista, almeno dal punto di vista nostro, la Segreteria del Premier, controllato. E sì, abbiamo rischi, ma un rischio che sappiamo più o meno dove andiamo. C'è un vantaggio in tutto questo che è molto importante, che prima, tanti anni fa, sicuramente i soldi erano tanti, adesso i soldi non ci sono, quindi è più facile gestire dal punto di vista economico e di controllo in questo caso. Senta, ho una domanda sulla sicurezza invece.
Dovunque ci sono attacchi continui di hacker, quindi si parla tanto di cybersicurezza e quant'altro. Insomma, tutto questo necessita di un sostrato tecnologico, di competenze molto molto specifiche, che forse il Vaticano non ha, come dire, non so bene se abbia servizi segreti al suo interno, ma in qualche modo diciamo che occorrono molti tecnici, occorrono competenze molto specifiche e molto approfondite. Ecco. Come si tutela da questo punto di vista il Vaticano? Dico Vaticano, dico bene, giusto? Sì, sì, Vaticano in senso, ampio. No, questa è una buona domanda. Credo che sì, che sono servizi segreti al Vaticano. C'è un corpo di gendarmeria, c'è un corpo di polizia che tra altre ha questo compito, un compito di fare screening di tutto questo che arriva dal punto di vista di cyber security, ma anche tutta la parte tecnica, di infrastruttura tecnica di internet, di tutto questo si fa dal governatorato, si fa dello Stato Città del Vaticano, che è quello che presta servizio. Loro hanno capacità tecnica, quindi tra il governatorato con la sua capacità e la gendarmeria con il suo screening, il Dicastero per la comunicazione, che ha costantemente mille di attacchi di cyber, perché loro sono in più esposti dal punto di vista dell'informazione, e anche noi nella Segreteria per l'Economia, che abbiamo un compito anche informatico per tutta la Santa Sede, credo che stiamo bene protetti. Una cosa che aiuta è che dal punto di vista tecnico noi siamo un praticamente chiusi, un indipendente, isolati. Noi ancora non utilizziamo per definizione, non so quanto tempo potremo farlo senza poter farlo, la cloud, l'e-cloud. Sì. Tutto questo è locale, abbiamo tutti il server locale, quindi la informazione che arriva, la informazione che esce è controllata, non è la cloud. Quindi che è un vantaggio, ma anche un inconveniente molto grosso, un problema molto grosso, perché ad oggi tutte le tools, tutti gli strumenti sono nel cloud. Certo. Una domanda che esula un po' dalle sue competenze, dal suo ruolo all'interno della Santa Sede, è la guerra in Ucraina. No? Il Papa, la Chiesa in generale, si sta operando tantissimo, no? Con questa coraggiosa, credo, posizione che rischia di inimicarsi entrambe le parti, praticamente sia la Russia di Putin che l'Ucraina di Zelensky. Ecco, lei, da un punto di vista economico e finanziario, diciamo, trova che questa guerra sta portando delle conseguenze, al di là dell'aumento delle materie prime, dell'energia elettrica, dei costi vari, come vediamo nelle bollette di ciascuno di noi, sulle casse del Vaticano, ma anche sulle casse degli stati. Ecco, lei che vive all'interno di questo Sancta Sanctorum, diciamo, che è impegnato molto generosamente, devo dire, no? Cioè il cardinale Krajewski. Sì, che in continuazione si sposta, insomma, e cerca in qualche modo di riannodare queste file che si sono lacerate, insomma, tra i due paesi. È sempre più difficile, mi sembra, raggiungere il traguardo della pace, però il Vaticano, cioè, il Papa ce la sta mettendo tutta. Sì. Volevo il suo punto di vista. Sì, il cardinale Krajewski vive più tempo in Ucraina che al Vaticano, alcune volte. No, questa è una buona domanda. C'è una parte ovvia, che lei l'ha detto, una parte ovvia che affetta direttamente all'economia del Vaticano, che l'abbiamo misurato più o meno, relazionato con questo, relazionato con l'inflazione, relazionato con l'incremento delle materie prime, relazionato con l'impatto anche nel stipendio, nella retribuzione ai dipendenti, che si deve incrementare in relazione all'inflazione, certo, più o meno per normativa, e nell'incremento delle materie prime, di tutta la parte di energia, come tutti, e tutto questo
Noi l'abbiamo misurato più o meno un incremento del 7-8% di incremento del costo verso, del costo verso l'anno scorso. Ma quello che non è facile di misurare, quindi no, facciamo anche l'intento di misurare, è quanto di tutto questo ha impattato anche le donazioni che arrivano o che dovrebbero arrivare alla Santa Sede via diretta, come potrebbe essere Obolo, come potrebbe essere donazione diretta al Santo Padre, o via tramite le diocesi del mondo, perché evidentemente la crisi economica affetta non solamente la Santa Sede, affetta soprattutto ai cittadini di tutto il mondo, no? Quindi misurare qual è l'impatto dal punto di vista di mancanza di ricavi, mancanza di donazione come conseguenza di questo è molto difficile. Ma anche l'altro aspetto che dovuto alla guerra d'Ucraina c'è o sono più necessità in alcune diocesi, più necessità in alcuni paesi, quindi anche il contributo dalla Santa Sede a queste diocesi è anche più alto. Quindi definitivamente sì, non posso dare, perché non lo so, un numero anche approssimativo, ma definitivamente un impatto importante. Se te le faccio una domanda di natura più filosofica, diciamo, che anche questa esula dalle sue competenze, però è una domanda che mi intriga molto, che mi gira nella testa da tempo. Fino a quando c'era il sistema tolemaico, noi avevamo l'idea che il genere umano in qualche modo fosse al centro dell'universo, in qualche modo era al centro dell'universo, e quindi questa cosa ci poneva come direttamente figli di Dio in linea verticale, no? Poi è cambiata questa cosa, e con il sistema copernicano abbiamo scoperto di essere una parte di un mondo molto più ampio, di un universo molto più ampio. E oggi con le scoperte tecnologiche scopriamo di essere, più si allarga l'orizzonte, ovviamente più ci rimpiccioliamo noi, no? Certi aspetti. Ecco. Questo è un po' come il discorso che faceva lei, ci sono meno soldi, quindi c'è meno litigiosità per certi aspetti. Però questo non succede ancora nel genere umano. No? Da un lato prendiamo coscienza che siamo veramente su un granello di sabbia, lanciati, buttati su un granello di sabbia in un universo immenso fatto di miliardi di pianeti dove ci saranno chissà quante forme di vita. Dall'altro lato però rimane questa conflittualità, no? Siamo tutti quanti chiusi in una sorta in una stanza e ci massacriamo tra di noi, no, l'ultima, la guerra in Ucraina, no? È mancato questo passaggio, diciamo, questa consapevolezza, direi, no? Per cui abbiamo problemi enormi come il climate change, l'inquinamento, le materie prime che scarseggiano, la demografia che si impenna e che diventerà un problema mostruoso, eppure continuiamo a fare la guerra feroce per un tratto di Crimea piuttosto che per una piccola città. Ecco, da questo punto di vista non c'è una maturità, non c'è stata una maturità, un salto di qualità nel genere umano, intendo dire. Non è una domanda cattiva. Io sono il ministro d'economia. L'economia della Santa Sede, non so ni come iniziare a rispondere questa domanda, ma c'è una cosa che lei ha detto che è importante, anche se lo traigo al tema economico, no? Al tema economico in questo caso della Santa Sede, anche se il denaro è molto di meno di quello che era prima, ma anche ancora sono frizione se dice, fra noi, è anche una questione anche di poteri, no? Nel senso di che sì, io solamente ho un euro, ma questo è euro mio, questo è euro mio, non deve, e tu non devi anche controllare quello che io faccio con questo euro. Evidentemente questo sta cambiando di forma drastica, ma so che questa risposta non sta relazionata con la sua domanda, quindi non tenterò anche di andare là. Faccio un'ultima domanda, abbiamo ancora qualche minuto, no? Credo. Parliamo degli affitti, del patrimonio immobiliare. Ho raccolto qualche dato, ovviamente leggo perché non ricordo a memoria.
Il Vaticano è proprietario di 4.072 unità per una superficie complessiva di 1,47 milioni di metri quadrati. In Italia il 92% di questo patrimonio è in provincia di Roma, ma ci sono possedimenti, proprietà anche in Francia, Gran Bretagna, Svizzera. E secondo l'APS, appunto, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, che è presieduta dal Monsignor Galantini, peraltro. No? Fino a lunedì. Fino a lunedì scorso, vero. Le imposte che ha pagato lo Stato Vaticano nel 2022 all'Italia ammontano a 6,05 milioni per l'IMU e 2 milioni per l'IRES. Però tutto questo va messo a frutto, nel senso che occorre riorganizzare completamente, perché soltanto il 19% degli immobili è affittato al libero mercato, mentre invece poi c'è una quota maggioritaria che o non percepisce, non produce reddito, oppure è affittata, o insomma l'investimento, diciamo, non è conveniente da un punto di vista economico. Che cosa occorre fare da questo punto di vista, dal punto di vista aziendale, diciamo così? Sì. Ha fatto il suo lavoro, eh? Sì, studiato parecchio. Ma anche parziale, perché il numero di unità immobiliari sono di più, e per questo solamente sono l'entità immobiliare che gestisce l'APSA. Ci sono anche altre unità immobiliari che gestiscono altri enti. Ma dal punto di vista, in termini di massima, è così. 70-80%, secondo Monsignore Galantino, a canone zero, okay? Cioè non ha un rendimento d'affitto. E ovviamente non è perché non vogliamo affittare questo, certo. Ci sono molte ragioni indietro di per questo. Tante che, come per esempio, noi come uffici occupiamo una superficie molto, molto importante. Anche alcuni laboratori che hanno la vivienda come parte del suo compenso hanno anche, occupano parte di tutto questo. Il resto, che non so se sarà un 20%, un 30%, credo che quello che realmente possiamo andare al mercato non potrà essere più del 30% del totale immobiliare, in ogni caso. E l'APSA sta facendo un bello lavoro negli ultimi anni. Okay? Una delle iniziative che sta facendo è tentando anche di liberare spazi occupati per noi stessi, per uffici del Vaticano, che sono ovviamente fuori del Vaticano. Come si fa questo? Litigando tantissimo con il capo del dicastero di quel dicastero, che è un ufficio così di grande, per quando solamente avrebbe bisogno di tutto questo. No? Questo non è facile, prende tempo, ma si sta facendo piano piano, in ordine di liberare il massimo spazio possibile per affitto. E dopo sta tutta la parte storica, tutta la parte dei diritti acquisiti, no? Quando i soldi erano altri, e anche dal punto di vista di aiuto alla vivenda, aiuto ai dipendenti, aiuto alla famiglia dei dipendenti, si davano, ancora si danno, alcuni sconti in punto di vista importante ai dipendenti vaticano per abitare in unità immobiliaria vaticana. E questo così durante tutta la vita. Tu hai 30 anni, si vive fino a 85, anche perché una cosa ovviamente che non possiamo fare come Santa Sede è mandare via alla persona che occupano queste, soprattutto se sono dipendenti vaticani. No? Ma tutto questo si sta disciplinando. Tutto questo si sta disciplinando in ordine per adattarsi alla nuova situazione, perché ovviamente è una situazione. Noi dobbiamo lavorare molto, moltissimo in la parte del ricavi, perché abbiamo stato lavorando dal punto di vista della sostenibilità e la parte di spese, molto,
ma arriva il momento che le spese sono quello che sono. E posso dare una referenza. La Santa Sede ha un deficit strutturale, da sempre. L'unico problema è che prima non si sapeva, perché non c'era visibilità, ma di quando abbiamo visibilità la Santa Sede ha un deficit strutturale, come Santa Sede. E ad oggi, e non è nessun segreto perché noi pubblichiamo il bilancio, il deficit è approssimatamente 50-60 milioni di euro per anno. Okay? Per coprire questo deficit di 50 milioni in un anno, semplicemente tramite spese, dobbiamo chiudere, questo dal punto di vista di esempio, no? Dobbiamo chiudere 43 delle 53 entità che conformano la Curia Romana. Quindi, alla fine, non è possibile. Quindi questo significa che non dobbiamo lavorare? No, dobbiamo lavorare tantissimo anche nel controllo di spese, nella riduzione di spese e tutto questo, ma dobbiamo lavorare seriamente la parte dei ricavi che è stato abbastanza abbandonato durante tanti anni, e una parte questa realmente, e mettere realmente al mercato tutto quel mercato dal punto di vista d'affitto, tutto quello che si può fare. E abbiamo fatto qualche calcolo con APSA e c'è una bella opportunità, non per coprire 50 milioni di euro, ma una bella opportunità. Quando diceva 30% che si può mettere a reddito, diciamo il 30%, ti deriva solo dell'APSA? Solo dell'APSA. Solo dell'APSA. Allora, io la ringrazio molto, prefetto. Perfetto. Spero che in qualche modo sia più chiaro sicuramente il meccanismo del Vaticano, ma anche il funzionamento interno dell'aspetto finanziario ed economico. E spero che anche la trasparenza. Anche la trasparenza, soprattutto. Grazie. Grazie.